all'ANFAS, una nuova edizione della Festa della Solidarietà, sempre molto apprezzata. Sì, siamo alla 24ª edizione, è una giornata per noi fondamentale nel programma annuale delle nostre attività, delle cose che facciamo. Perché? Perché coinvolge tutta la cittadinanza e vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, insieme alle persone con disabilità che vivono qua, agli anziani che vivono qua, alle scuole. Insomma, è sempre una bella festa. Il tempo ci aiuta, oggi pertanto sicuramente verrà fuori quello che deve venire fuori. Una festa piena di allegria, piena di gioia e di divertimento, perché poi il clou è proprio la sangria fatta, mangiata tutti insieme, e la baraonda musicale che ci accompagnerà nel pomeriggio. Però questa è una festa diversa dalle altre, una festa diversa dalle altre perché cade nel sessantennale di ANFAS, e noi abbiamo riconosciuto alla nostra festa proprio un significato particolare. Ci sono state, sia a livello nazionale che a livello locale, sia a livello regionale, tutta una serie, continuano anche nell'autunno, tutta una serie di manifestazioni legate al sessantennale. Sessantennale per noi è una data enorme, perché se noi pensiamo appunto che ANFAS è nata nel 58, pertanto siamo qui, abbiamo festeggiato, vi ricordate qualcuno di voi forse, il cinquantennale, sono già passati altri 10 anni, pertanto siamo saltati. Questa vuole la nostra festa, appunto, in questo arco di attività, in questo arco di manifestazioni, di iniziative di tutta Italia, e sono le più disparate, si inserire. Noi abbiamo voluto invece dare proprio risalto alla nostra festa come momento per il sessantennale. Sessantennale che la dice, c'è da parlarne per parecchio, perché 60 anni, in 60 anni la disabilità ha fatto non solo dei progressi, ma è proprio cambiato il mondo, a parte che è cambiato il mondo poi specie negli ultimi anni, se dobbiamo andare a vedere un po', però noi pensiamo 60 anni fa quali erano le persone disabili, chiuse in casa, non c'erano iniziative, non andavano a scuola, non andavano a lavorare, e adesso invece specie qua poi arrivano, per quello abbiamo fatto questo ponte, no, tra il passato e il presente, perché poi specie noi qua alla Fondazione Comunità La Torre diamo un senso, come tutta l'ANFAS, come tutto il mondo della disabilità, non solo ANFAS, però qua in particolare stiamo facendo dei progetti di autodeterminazione, di autogestione delle persone con disabilità, perché vogliamo che le persone con disabilità vivano come noi, devono vivere come noi, senza nessuna differenza. Ecco, devono partecipare alla vita sociale, a tutta, ma nel modo vero, non in un modo, ecco, solo inclusivo, essere veramente protagonisti. E la giornata di oggi noi vogliamo dare questo taglio qua, di far diventare, far ricordare che protagonisti, ecco, di tutto questo mondo, di tutte le nostre cose, sono le persone con disabilità. Pertanto noi leghiamo nella giornata di oggi, faremo un po' di assumo storico anche questo, come si è inserita questo nostro, diciamo, servizio all'interno. Era un servizio molto criticato, è stato per anni un servizio che lo definivano ghettizzante, lo definivano, ecco, così, segregante addirittura, ecco. Però noi credo proprio che invece abbiamo dimostrato che pur avendo preso in carico delle persone molto gravi, ecco, che hanno bisogno di sostegni molto, molto forti, riusciamo a fare un lavoro veramente di protagonismo, vero. Ecco, no. E questa è la soddisfazione più grande mia, di tutta l'ANFA, del Presidente Speziale e di tutti gli operatori che lavorano qua, perché se noi abbiamo fatto questo progresso lo dobbiamo sicuramente al cambiamento culturale che è nella società, lo dobbiamo sicuramente a Rivarolo Canavese, che è una cittadina molto accogliente, che ci ha sempre sentito, ci ha sempre ascoltato, è sempre stata con noi, ma lo dobbiamo anche tanto a chi lavora qua con noi, a chi segue i ragazzi, a chi segue le persone con disabilità, ecco, che hanno creduto in questi progetti, in questo progetto, e stanno facendo crescere e stanno facendo vivere le persone con disabilità veramente una vita piena di soddisfazioni, ma realmente inclusiva.